No, sono Domenico Pastore. Prima di iniziare vorrei un po' conoscere meglio voi. Volevo chiedervi per alzata di mano quanti di voi già conoscono OpenShift? Anche in grandi linee, non per forza da utilizzatori. Ok, perfetto. Quanti di voi invece lo utilizzano quotidianamente? Immagino. Sì, sì, no. Perfetto. Allora, non temete perché oggi comunque vi seguirò passo dopo passo proprio nell'utilizzo di un'infrastruttura. Ognuno di voi nel laboratorio avrà una infrastruttura dedicata dove eseguiremo tutti i track. Però per adesso ci sarà una presentazione di mezz'ora e vedremo ancora diciamo, quali sono i vantaggi di avere applicazioni contenzate e analizzeremo un po' in dettaglio le componenti dell'architettura. Per chi non conoscesse OpenShift, OpenShift è il platform as a service prodotto da Red Hat, una piattaforma pensata su misura per ospitare applicazioni cloud. Semplifica notevolmente i processi di sviluppo, deploy e scalabilità delle applicazioni. Si basa su Kubernetes, uno strumento open source che il suo ruolo principale è quello di orchestrare container. Poi OpenShift intorno a Kubernetes ha aggiunto tantissime altre feature, come ad esempio ha semplificato la possibilità di attaccare ai container dei volumi persistenti. Infatti la piattaforma è in grado di ospitare applicazioni sia stateless che stateful. Dopo questa breve introduzione, oggi faremo una review sui container. Lo so, vi abbiamo probabilmente tediato tantissimo, ogni evento dove ci siamo noi parliamo sempre dei container. Ormai sono anni che cerchiamo diciamo, di evangelizzare l'adozione dei container. Provo a essere velocissimo. Parleremo di tutta l'architettura di OpenShift, vediamo un po' tutte le componenti, cerchiamo di capire chi fa cosa nell'architettura e quali sono diciamo, i servizi che offre. E poi introdurremo la container di storage, conosciuta come CNS, che è la soluzione sviluppata da Red Hat proprio per semplificare l'aggancio dei volumi persistenti ai container. E diciamo è la funzionalità che ci consente delle applicazioni stateful all'interno di OpenShift. Poi c'è una lunga sessione di laboratori che sarà divisa in due sessioni, prima e dopo pranzo. Sentiamo parlare di container ormai da anni. Io ricordo era il 2013, ero entrato da pochissimo in Partec e già sentivo i miei colleghi che iniziamo le prime sperimentazioni. A quegli anni non so se qualcuno di voi ha mai utilizzato i container. No, era un delirio, non erano la tecnologia che conosciamo oggi, diciamo non era una tecnologia consolidata, per fare qualsiasi integrazione, automatismo richiedeva davvero ore e ore di codice, magari in Python o in Bash per poter fare un pseudo monitoraggio o magari dovevamo fare integrazioni manuali o HProxy per poter bilanciare tra due container. Oggi invece l'adozione dei container si sta diffondendo, tante organizzazioni stanno decidendo di avere in casa sulle proprie architetture applicazioni containerizzate e vediamo tanti vendor che ormai stanno consegnando il proprio software per fare delle demo o delle POC come immagini dei container, non più i classici magari UMDK con il sistema operativo già installato. Allora, cosa sono quindi i container? Possiamo vedere, ma i container sono diventati un vero e proprio metodo di impacchettamento del software. Tutte le dipendenze, tutti i file di configurazione necessari all'esecuzione dei processi all'interno di un container sono all'interno di un'immagine ben distinta che ormai i gruppi di sviluppo ci rilasciano. Ma quali sono proprio i vantaggi? Perché si stanno diffondendo tantissimi? Diciamo, proverò a basare il discorso fondamentalmente su quattro vantaggi. Partiamo proprio dalla definizione. I container altro non sono che dei processi isolati sul sistema operativo. Isolato non è una parola messa a caso, è un vantaggio. Avere container, quindi applicazioni containerizzate, isolate tra loro, ci garantisce che le applicazioni non possono impattare in modo negativo una nei confronti dell'altra.
Quindi, se dovessimo fare un confronto ad avere due o più applicazioni sulla stessa macchina virtuale, abbiamo il caso che un'applicazione può impattare su file o configurazione di applicazione. Non so quanti di voi vi sarà mai capitato di avere magari due applicazioni che utilizzano lo stesso file di configurazione, oppure un'applicazione che comunque va a influire negativamente sui file di un'altra applicazione. I container invece sono, condividono lo stesso sistema operativo e sono isolati attraverso l'utilizzo di tecnologie proprio da parte del kernel come Cgroup o Clinux. Qualcuno di voi potrebbe dirmi: ok, utilizzo Clinux anche sulle macchine virtuali. Avete mai provato a utilizzare Clinux? Penso qualcuno di voi può confermare, richiede essere dei bravi sistemisti, uno studio approfondito del comunque del software. Ma un'altra cosa che accade spesso è che per policy Linux lo disabilitiamo direttamente. Un altro aspetto dell'isolamento, quindi il vantaggio che c'è nel container, che non possiamo negare, è un periodo in cui la sicurezza informatica è un tema molto delicato. Avere applicazioni containerizzate significa che se viene violata la nostra applicazione, un eventuale possibile attaccante comunque non ha accesso all'intera web, rimarrà segregato solamente all'interno di quel container. Comunque si aggiunge uno strato in più di sicurezza. Qualcuno ha pensato magari di risolvere il problema dell'isolamento sulle macchine virtuali dedicando ad ogni applicazione una macchina virtuale. Beh, la cosa è abbastanza bizzarra. La virtualizzazione è possibile grazie all'utilizzo di un hypervisor che emula l'hardware su cui poi viene installato ed eseguito il sistema operativo. Immaginate se dovessimo emulare quindi l'hardware per una VM per ogni singola applicazione, ci sarebbe un costo, uno spreco di risorse esorbitante. I container vengono eseguiti in modo nativo sul sistema operativo, quindi non hanno bisogno di un hypervisor per simulare poi, per emulare l'hardware. Per questo sono molto più leggeri, e questo è il secondo vantaggio, quindi leggerezza. E una feature importante è che mentre sulle macchine virtuali magari noi dedichiamo in modo statico CPU e RAM alla VM, sui container abbiamo la possibilità di assegnare in modo dinamico più RAM o più CPU in base alle esigenze dell'applicazione. L'adozione dei container sta spostando ormai tante organizzazioni ad adottare una metodologia di lavoro DevOps, che altro non è che una vera e propria cultura. I container ormai hanno definito un chiaro confine tra i primi di competenza tra i team di sviluppo e i team che fanno operation. I team di sviluppo ormai si occupano dell'intero ciclo di vita del software, quindi dallo sviluppo al deploy dell'applicazione. Chi fa operation non deve preoccuparsi altro che dell'infrastruttura, quindi garantire che tutti i container vengono ospitati e siano sempre in esecuzione. E diciamo, facendo ancora un confronto con le macchine virtuali, si riduce notevolmente il lavoro degli operation. Ad oggi siamo i responsabili del deploy delle applicazioni, ovvero il gruppo di sviluppo ci rilascia il software, classico esempio del VAR. Dato che noi siamo comunque gli owner della macchina virtuale, il deploy lo dobbiamo per forza gestire noi, per una questione anche di accessi. Spesso dobbiamo seguire documenti mostruosi di chi sviluppa e chi rilascia il software, con tutti magari, immaginate, file di configurazione, XML da modificare, per poi deployare l'applicazione. Quante volte vi è capitato magari che l'applicazione poi non funziona a seguito del rilascio, chiamate il gruppo di sviluppo e il gruppo di sviluppo risponde: classico, sul mio PC l'applicazione funziona correttamente. Diciamo, tutto questa, se vogliamo, questi passaggi no, si sono un po' ammorbiditi. Adesso i team di sviluppo e di operation riescono a lavorare più in simbiosi, posso lavorare in velocità differente. E spesso sentivo parlare prima con qualcuno al momento del caffè
diciamo, ci stanno quelle che mo sono definite le GA, la gestione applicativa, chi la fa? Diciamo sono quei gruppi che al momento sono un po' in mezzo tra chi sviluppa e chi invece gestisce l'infrastruttura. Vedremo poi il caso pratico di cosa farebbe la gestione applicativa del software. Quindi abbiamo detto per ora tre vantaggi: leggerezza, isolamento e l'adozione di metodologie di lavoro DevOps. Adesso, avete mai provato a spostare una macchina virtuale, ad esempio su VMware, quindi un VMDK, su un altro sistema di virtualizzazione tipo Red? Allora, noi in sostanza in azienda, essendo amanti del cappello rosso, abbiamo Red. Il tema della portabilità è abbastanza delicato. Tanti vendor magari ci mandano un VMDK con il sistema operativo da installare per fare delle demo delle POC. Spesso ce lo danno quindi per VMware. Se volessi convertirlo per farlo girare sul REV, mi richiede un lavoro di ben 3 ore, perché devo fare una conversione dell'immagine e spesso non sono neanche sicuro dell'esito del risultato. Ingrandiamo ancora la cosa. Immaginiamo quindi che abbiamo un cloud pubblico che stiamo pagando tantissimo, tipo OS, e volessimo spostare una macchina virtuale, oppure ci viene consegnato un VMDK per fare una demo, e la volessimo mettere su OS. Questo addirittura è impossibile. Quindi, nel caso di sistema di virtualizzazione, ho tante ore di lavoro per poter eseguire su un altro sistema quella stessa macchina virtuale. Nel caso di cloud pubblici non posso proprio farlo, sono impossibilitato. Perché ad oggi, nonostante siano stati fatti tantissimi sforzi a cercare uno standard, di uniformare il formato delle macchine virtuali, purtroppo si è ancora tanto limitati all'hypervisor che si utilizza. Con i container, invece, il concetto di portabilità è proprio un vero e proprio vantaggio. L'unica cosa che condivide, abbiamo detto, che è il sistema operativo. Quindi basta semplicemente che su tutte le infrastrutture che ho, tra il portatile di casa o un cloud pubblico, basta mettere il sistema operativo, Linux, RHEL, su tutte quante le infrastrutture, e potrò quindi spostare i miei container da un'infrastruttura all'altra. Quindi quando il mio vendor, magari, per fare una demo, una POC, mi dà un'immagine containerizzata, ho la possibilità di eseguirla dal PC di casa fino all'infrastruttura cloud. Capite bene, questo è un ottimo vantaggio. Se abbiamo rispetto alle virtualizzazioni, invece abbiamo un grosso limite. C'è un concetto abbastanza delicato: portabilità per quanto riguarda i container non è sinonimo di compatibilità, ovvero i binari che vengono eseguiti all'interno dei container vengono eseguiti come li eseguisse veramente il sistema operativo. Infatti li esegue il sistema operativo. Mi spiego meglio: se ho un sistema operativo come RHEL a 64 bit, non posso avere immagini a 32 bit. Quindi anche le immagini devono essere a 64 bit, devono avere la stessa architettura. Motivo per cui Red Hat fornisce un catalogo di immagini che già sono certificate e compatibili col sistema operativo. Tra queste, ad esempio, c'è il catalogo è composto da tante immagini, quindi già tante applicazioni pronte all'uso. Tra le immagini inoltre c'è una Base Image, che è l'immagine base dove c'è tutto il minimo indispensabile per poter iniziare. Ovvero, quindi, ci sono i contenuti dipendenze e file per poter subito eseguire il container. I gruppi di sviluppo potrebbero partire magari dalla base image, se non vogliono utilizzare una di catalogo, un'applicazione di catalogo, per costruire il proprio software. Possiamo pensare alle immagini come se fossero degli strati, quindi si parte da una base image, si costruisce sopra l'applicazione aggiungendo, magari installando del software, dipendenze. Qui c'è l'esempio della Java Runtime, quindi la JDK. Diciamo, la stratificazione ci permette anche di facilitare i processi di patching. Voi, Giuseppe, mi dite: perché lo sto dicendo a voi? Lo dovrebbe vedere il gruppo di sviluppo, perché siamo noi magari incaricati di, ragazzi, partire dalla base image
base RHEL, perché quella è estremamente compatibile con tutte le infrastrutture se ho un sistema operativo RHEL. Quindi siamo noi a dover dire, ragazzi, questa è l'immagine da cui dovete partire. Adesso, parlando di container, ad oggi, qual è il software che pensate ad impatto per l'esecuzione dei container? Docker. Docker, esatto. Allora, Docker è stato un fedele compagno per tantissimi anni, fino ad oggi. Oggi però parleremo di un altro runtime, Cryo. Allora, Cryo lo possiamo descrivere, definire come una soluzione, un prodotto più completo rispetto a Docker. Magari già qualche fascia perplessa, avete magari iniziato a studiare da pochissimo Docker. Non vi preoccupate perché Cryo, vi ho detto, è più completo. Perché esegue senza problemi già le immagini Docker, ma a dirla tutta esegue proprio anche Docker, quindi si occupa lui di interfacciarsi tra un altro container engine e Kubernetes. Cryo implementa la CRI di Kubernetes, ovvero la Container Runtime Interface, che è un'interfaccia che è stata sviluppata appositamente da Kubernetes per rispettare le specifiche OCI. Le specifiche OCI praticamente sono quelle che non sono mai riusciti a fare per le macchine virtuali. È un progetto che è nato nel 2015, adesso ad oggi raccoglie due specifiche, quindi è semplicissimo. Una specifica su i runtime, quindi la runtime spec, e una specifica sul formato delle immagini, le image spec. Cryo è stato pensato quindi su misura per essere il runtime che, diciamo, che rispetti le specifiche delle immagini, e Kubernetes ha sviluppato la CRI per potersi quindi interfacciare con tutti i container engine che sono disponibili sul mercato. Passiamo quindi a definire, a vedere un po' come è composta l'architettura di OpenShift. Possiamo scegliere l'infrastruttura commodity a nostro piacimento, quindi quella che abbiamo già in casa. Quindi potrete avere OpenShift sul vostro VMware, cloud pubblico, o addirittura adesso strecciare la piattaforma tra una soluzione privata e pubblica. Tra i pubblici abbiamo AWS, Google Cloud, Azure. Per la portabilità e la compatibilità il requisito è lo stesso. Tutti i nodi devono essere nodi Red Hat, quindi con sistema operativo Red Hat, che è quindi l'unica cosa che viene condivisa tra tutti i container. Questi che vedete sono i nodi compute, i nodi computazionali, è un po' il cuore dell'architettura, dove gireranno le nostre applicazioni. Applicazioni che su OpenShift non sono direttamente dei container, ma sono dei pod. Un pod al suo interno può avere più container, uno o più container. Ogni container naturalmente fa riferimento alla sua container image, che in genere è dentro un registry. I container e i pod sono anche l'unità minima che la piattaforma è in grado di orchestrare, quindi sono anche l'unità atomica. Una volta definito un pod non possiamo altro fare che distruggerlo. Lo possiamo scalare, definirne altri, ma poi il pod, quindi tutti i container all'interno, non possiamo cancellare o distruggere un unico container all'interno del pod. L'unità minima, diciamo atomica, è il pod. Quindi possiamo organizzare a nostro piacimento, decidere magari su quali nodi schedulare i pod in base a delle esigenze. Ma di fatto comunque i nodi questi qua, compute, perdonate la franchezza, comunque sono stupidi, sanno solo cosa devono fare, ma hanno bisogno comunque, diciamo, di un cervello che li guidi. C'è un nodo master, anche lui ovviamente con sistema operativo RHEL. Tutte le componenti definite sul nodo master sono a loro volta dei pod, quindi sono applicazioni containerizzate. Immaginiamo un po' il burattinaio che tira i fili dei burattini. Il suo compito lo fa attraverso un set API che gestisce tutte le richieste che passano sull'infrastruttura. Con le API ci comunica tutto, la web console, la command line, i nodi stessi per comunicargli qual è lo stato. Quindi tutto passa per l'API server, tutte le connessioni sono cifrate in TLS e autenticate. Ci dà la possibilità infatti di agganciare anche un identity provider esterno, tipo un LDAP o
comunque qualsiasi cosa abbiamo in casa, diciamo, per identity management, consentendo quindi di far accedere a OpenShift tutti gli utenti che magari già abbiamo censito da un'altra parte. Nel laboratorio dopo faremo proprio una prova di questo tipo, agganceremo un LDAP a OpenShift. C'è un data store, un database in chiave valore, è stato utilizzato come software etcd. È un componente molto delicata nella piattaforma perché contiene, salva in modo persistente tutta una serie di oggetti che sono indispensabili per il corretto funzionamento della piattaforma. Ad esempio, quali sono i nodi definiti sulla piattaforma, quante repliche abbiamo richiesto dello stesso pod, sono tutte informazioni che devono essere persistenti e salvare. La componente è tanto delicata che in genere viene replicata su più nodi. Infatti le architetture che consigliamo prevedono sempre tre nodi master in modo da avere la componente etcd replicata almeno su tre nodi. Introduciamo rapidamente i registri. Abbiamo detto che il registro non è altro che un catalogo di tutte le container image da cui possono essere avviati i pod. È importante il registry perché senza lui non posso continuare con l'elenco dei componenti del master. L'altra componente infatti è proprio lo scheduler, che si occupa della schedulazione dei pod sui nodi. Non fatto che istruire un nodo per dirgli mi serve che fai partire questo pod che ha queste referenze. Quindi contatta un nodo in base a determinate ipotesi, ad esempio riesce a capire qual è il nodo che ha meno pod di risoluzione, quindi quello con maggiori risorse a disposizione sulla piattaforma, lo istruisce dicendo mi serve eseguire questo pod che ha queste container image. Il nodo poi si occupa di fare le pull dal registry per tutte le immagini che sono state definite. Lo scheduler è uno strumento abbastanza flessibile, lo possiamo addomesticare a nostro piacimento. Possiamo infatti decidere se vogliamo, desideriamo delle applicazioni devono essere eseguite su determinati nodi. Ed è anche lo strumento che ci dà la possibilità di definire delle region. Dopo ne vedremo uno in particolare. Chi di voi magari ha sentito parlare di OpenShift avrà sicuramente sentito di parlare di nodo infra. Quello lo vedremo dopo. Altro non è comunque il nodo compute che ha delle specifiche particolari per lo scheduler. Lo scheduler non è in grado di capire cosa succede sui pod. Se un pod termina la sua esecuzione, se magari non sta girando l'applicazione nel modo corretto. Infatti è prevista anche una componente di header e di una vera e propria componente di monitoring. La parte monitoring è composta da delle sonde che contattano i pod che vengono schedulati sulla piattaforma. Esistono fondamentalmente due tipi di sonde, una che vede lo stato del pod e un'altra che vede se è pronta per accettare traffico. Lì in evidenza viene anche la parte di scaling, che fa sempre parte della stessa componente, c'è tutto il monitoraggio per l'autoscaling. Nel caso avessimo dei pod in sofferenza, lei è la componente che comunica allo scheduler quando ho bisogno dello scaling automatico di queste applicazioni perché sono in sofferenza, magari il carico di CPU è troppo alto. Abbiamo quindi più pod che possono essere schedulati su nodi differenti della piattaforma. Ovviamente schedulare i pod ha senso se su questi facciamo lo balancer. C'è una componente, si chiama proprio service layer, che è un'astrazione a livello networking che fa da Revex proxy o da load balancer per tutti i pod che sono simili, quindi aggrega a livello networking pod della stessa applicazione. Se ho l'esigenza di avere due applicazioni Node.js, ovviamente queste possono stare su nodi differenti. Per fare load balancer devo passare attraverso una componente che su OpenShift è virtuale, se ne occupa a livello di software Nginx,
che bilancia il traffico sugli N pod schedulati. La persist storage, ne parleremo dopo con l'introduzione della CMS, comunque diciamo è rappresentata qui perché è all'interno della piattaforma stessa. Anche tutte le componenti che compongono la CMS sono applicazioni containerizzate e quindi non abbiamo soluzioni esterne, non abbiamo installazione al di fuori di OpenShift. È tutto eseguito all'interno di OpenShift. Un layer di routing per quanto riguarda la comunicazione dei client esterni verso le applicazioni che vengono deployate all'interno della piattaforma. Quando un client deve contattare un'applicazione che abbiamo deployato, non fa altro che contattarla attraverso un indirizzo. Quell'indirizzo è un FQTN che il routing è in grado di bilanciare, di fare proxy verso i service che sono stati definiti all'interno della piattaforma. In sostanza il giro è, arriva la chiamata da fuori, arriva su i pod che si occupano di routing, che sono dei, alla fine i pod sono degli H-proxy, i pod comunicano all'esterno passando dai computer. Quindi si interfacciano le applicazioni verso l'esterno dai computer, le richieste arrivano layer di routing. Il layer di routing ha sono dei pod H-proxy che prendono le richieste che arrivano da fuori, le proxa verso i service, poi i service bilanciano su tutti i pod. Ovviamente se la richiesta deve comunicare all'esterno, non fa altro che attraverso quel nodo, lì c'è il bridge ovviamente del immagine adesso che sui nodi hai comunque installato Docker, quindi c'è il bridge per comunicare verso l'esterno. Non fai tutto il giro al contrario risalendo dai service e routing. Ok, e qui un piccolo momento di riflessione. Eravamo partiti nel 2013 che avevamo solamente i quadratini bianchi, i container, e oggi abbiamo una piattaforma automatizzata con tutte le componenti di cui abbiamo bisogno all'interno di un'unica piattaforma. Quindi, come dicevamo prima, non abbiamo più bisogno di avere istanze H-proxy esterne, non abbiamo bisogno di integrare dei monitoraggi o magari fare integrazioni manuali per uno scaling automatico delle applicazioni. Abbiamo tutto quello che abbiamo bisogno, che necessita all'interno di un'unica piattaforma. Allora, introduciamo la CMS. Vi ho detto che è la soluzione sviluppata da Red Hat per agganciare ai container i volumi persistenti e quindi rendere le applicazioni stateful. Da quanto ho capito, non tutti voi ancora utilizzate OpenShift. Tra chi lo utilizza, per la parte di storage persistente, cosa state utilizzando? NFS? In genere NFS. Allora, l'obiettivo è quello di abbandonare NFS, è stato un fedele amico per tanti anni, ma per iniziare a utilizzare OpenShift per ospitare, ad esempio, adesso è un po' all'ultimo grido avere sulle piattaforme state sentendo parlare di Streams, di Kafka, Zookeeper. Necessita di avere dello storage sotto che comunque dia delle buone performance. E poi c'è anche un altro aspetto: NFS per noi che facciamo operation comporta tantissimo lavoro manuale, perché probabilmente avete un cluster, magari un pacemaker con i servizi NFS esposti, quindi se dovete fare, se il sviluppatore vi chiede un altro volume, sicuramente dovete manualmente creare un'altra risorsa sul cluster, esportarla, creare un persistent volume, creare un claim su OpenShift per gestire la richiesta da parte dello sviluppatore. Red Hat ha sviluppato quello che è definibile proprio un framework che tutta questa operazione la automatizza. Quindi noi facciamo operation sul fatto che un'operazione preliminare e dei profili al momento del setup dell'infrastruttura. Vediamo un po' il caso d'uso. Lo sviluppatore richiede della persistenza sulla propria applicazione, quindi vuole un volume. Crea la sua richiesta. Noi che facciamo operation già abbiamo profilato
diciamo, dei, abbiamo già preparato dei profili su i tipologie, le tipologie di storage che sono disponibili su, su OpenShift. Quindi lo sviluppatore richiede il profilo che più fa a suo caso, la chiamata scatena in automatico sul backend la creazione di tutti i volumi che, diciamo, che necessita l'applicazione. Quando i volumi sono stati creati, su OpenShift viene creato il progetto finale, che è il Per System Volume, che viene collegato all'applicazione. In sostanza, Keep Operation così non deve fare solo che un'operazione, quella di preparare i profili al momento esatto dell'infrastruttura. Non serve che viene fatta tutta quella manualità di tutti gli oggetti che compongono il lato storage. Diciamo il framework anche lui è astratto, perché tutte le componenti, parliamo diciamo di container nati in storage, perché sono tutte delle applicazioni containerizzate. Quindi anche queste, tutte quelle che le compongono, ora le vediamo, sono dei pod. È stato utilizzato per, diciamo, per utilizzare questo framework, in realtà si è basato su GlassFS, che è uno storage distribuito. Quindi possiamo avere, possiamo avere hardware commodity, x86, abbandonare i silos mostruosi che abbiamo nei CED. Ma vi dirò di più, questa poi lo possiamo anche utilizzare su VMware. Basta ovviamente sui nodi che decidiamo che fanno parte della componente storage, assegnare le LUN, diciamo lato VMware, poi quelle là verranno utilizzate da ClusterFS per il provisioning dei volumi. Avere uno storage distribuito ci dà la possibilità di scalare sia in orizzontale, aumentando quindi il numero di nodi, i nodi su cui è replicato il dato, sia in verticale, aumentando il numero di dischi sui nodi. Su Cluster, quelli che sono diciamo conosciuti come gli export NFS, i volumi sono definiti brick, mattoni, e sono poi i volumi che vengono montati dai client, che nel nostro caso sono i container. Vediamo allora un attimo le componenti che, diciamo, che utilizzano Cluster. Vi ho detto che sono dei pod. Cluster è proprio un container che è in esecuzione sulla piattaforma, normalmente verrà eseguito su quei nodi dove sono definiti i dischi. Quindi se abbiamo ad esempio 3-4 nodi VMware, host VMware, su cui vogliamo aggiungere i dischi per usare Cluster, altro non facciamo che attraverso lo scheduler dire che i pod di Cluster devono essere in esecuzione su quei nodi. Abbiamo un altro pod, Eketi. Eketi è il pod che si occupa dell'orchestrazione dei volumi di cluster, dei pod di cluster. Quindi quando arriva una chiamata di richiesta, non fa altro che intercettarla Eketi e comunicare a tutti i pod cluster di creare i brick sui volumi assegnati. Ok, allora riguardiamo il caso d'uso. Lo sviluppatore richiede un volume persistente, la chiamata viene intercettata dal pod di Eketi, che quindi orchestra le richieste verso tutti i pod di cluster e comunica al cluster di creare i brick. Poi il brick, sempre il cluster si occupa di tenerli replicati, quindi che il dato sia sempre scritto su tutti e tre i volumi, 3, 4, ovviamente quanti nodi abbiamo di cluster. Appena è pronto il volume, viene poi creato il Per System Volume, che viene agganciato all'applicazione. Ed ecco quindi, diciamo, la fase di bound. L'applicazione può scrivere sul volume persistente tutte le informazioni di cui ha bisogno. Abbiamo detto che il cluster lo possiamo, la CNS, la possiamo vedere quindi come un'astrazione a livello storage, perché sono effettivamente dei container che vengono eseguiti sulla piattaforma,
E come vedete sotto possiamo utilizzare qualsiasi infrastruttura. Se vogliamo ad esempio utilizzare la CNS su Amazon, altro non bisogna fare che sui nostri nodi assegnare gli S3, che sono gli storage AWS. Su VMware ve l'ho raccontato prima, basta altro prendere tutti i nodi che vogliamo dedicare alla componente storage, aggiungere delle LUN, quelle LUN poi verranno utilizzate dai pod di classe per creare i brick. Abbiamo poi anche la possibilità, naturalmente, di geolocalizzare anche la componente, la componente storage, strecciando la piattaforma e quindi i nodi su cui verranno eseguiti i pod di cluster. Allora, la presentazione è finita.